Durante un viaggio in auto, soprattutto se si sta andando in vacanza, c'è il momento della sosta in autogrill. Ma se foste in bicicletta, potreste fermarvi anche ai bicigrill. Sì, perché qui in Trentino ce ne sono tantissimi. I bicigrill sono come gli autogrill, solo che, come dice il nome, li potete incontrare esclusivamente lungo quelle vere e proprie autostrade per ciclisti che si sono moltiplicate in questi anni in Italia. Un punto per riposare, per rifocillarsi o per riparare una ruota bucata. È una fortuna grandissima, perché avevo già pensato di dover spingere tutta la bici fino non so dove. Invece avete trovato il bicigrill. Ecco, il bicigrill è gente favolosa, molto gentile. Siamo nella Valle dell'Adige, lungo il primo tratto di quella vera e propria ciclovia del sole che, come l'omonima autostrada, in futuro dovrebbe collegare il Brennero allo stretto di Messina. Qui, tra Trento e Rovereto, a Nomi, 20 anni fa nacque il primo bicigrill italiano. Nasce l'idea della FIAB, la Federazione Italiana Amici della Bicicletta, che ha deciso di creare un punto dove i ciclisti si potessero trovare, un punto di ristoro, un punto di aiuto e un punto anche di informazione. Più di 460 km di piste ciclabili, abbiamo 19 bicigrill che sono proprio collocati in posizioni strategiche per essere di servizio ai ciclisti che percorrono il Trentino. Fantastica, ci vogliono per una pausa. In lontananza si intravede il bicigrill, diventa doveroso fermarsi e prendere qualcosa. Prima del Covid, il flusso di cicloturisti dalla Germania e dai paesi del nord Europa era praticamente ininterrotto. Solo in Trentino si contavano 2 milioni di passaggi. Purtroppo in questi giorni, ancora segnati dalle restrizioni della pandemia, è raro incontrarne qualcuno. Noi veniamo dal Lago di Costanza, abbiamo incominciato il nostro tragitto sul Passo Resia e andiamo giù fino a Verona. Oggi al Bicigrill di Faedo, tra Trento e Bolzano, premiato nel 2016 come il migliore d'Italia, Emilio, il proprietario, guarda sconsolato la pista ciclabile quasi vuota. Invece normalmente quanta gente ci sarebbe stata oggi? Ma dai 400-500 persone sicuramente. 500 persone? Un anno difficile, ma passerà. L'anno prima della pandemia in Italia si erano toccati 50 milioni di pernottamenti grazie ai cicloturisti italiani e stranieri, con ricavi complessivi attorno agli 8 miliardi di euro. Non solo Trentino Alto Adige. Piano piano le grandi ciclovie stanno prendendo forma, lungo il Po da Torino al Delta, sull'Adriatica da Trieste a Santa Maria di Leuca, la Tirrenica da Ventimiglia a Latina. Ma un'unica avvertenza: se avete in mente una vacanza in bicicletta e pensavate di comprarla, meglio cambiare programma. Per certi modelli comunque possiamo andare a settembre, ottobre o ai primi del 2022.